Tommaso Giacomella, campione italiano ieri, quest'oggi terzo. Come stai, Tommaso? Sei soddisfatto di questi 2 giorni in previsione appunto della tua preparazione? Sì, dai, è andata abbastanza bene oggi. Il tiro un po' meno, però dai, sì. Ci sono state delle cose molto positive e cose un po' meno positive, però tutto sommato sono abbastanza contento. Dove ti sei piaciuto e dove no? Mi sono piaciuto molto ieri sia in pista che al tiro e oggi mi sono piaciuto di nuovo abbastanza in pista, forse mi muovevo un po' peggio di ieri e no, al poligono non mi sono piaciuto oggi. No. Come mai? Credi una giornata no oppure dei fattori ancora legati al tiro che devi sistemare? No, penso che sia stata una giornata no, perché i giorni scorsi avevo comunque sparato bene. Una giornata no ci sta, alla fine siamo arrivati alla fine di 4 settimane dure, abbiamo fatto tante gare, tanti test, tanti lavori, e ero abbastanza stanco e ho pagato. Un periodo sì, certamente intenso questo, e una gara del genere che può servire anche per testarvi sotto pressione, e non è male questa cosa. Sì, sotto molto stress da fatica fisica più che mentale, secondo me, visto che abbiamo anche fatto tanti viaggi ultimamente, siamo andati prima a Terselva, poi siamo andati a Ruhpolding, siamo tornati a casa un paio di giorni, siamo andati a Oberhof, siamo venuti qua, insomma è stato un mese molto tosto, però sono convinto che tutto quello che stiamo facendo ci aiuterà quest'inverno. Hai già avuto modo quindi di confrontarti a Ruhpolding con il meglio del movimento mondiale, ti sei piaciuto? A Ruhpolding sì, la qualifica della Super Sprint molto, perché andavo molto, molto bene. Poi purtroppo in finale ho avuto un problema con lo Schiroi che si è spaccato l'attacco e sono caduto. La sprint il giorno dopo è andata male, avevo ancora un paio di escoriazioni, qualche botta, e cioè, avevo iniziato bene la gara, poi in piedi l'ho buttata via, però comunque ho visto che il livello è abbastanza alto. Hai visto qualche tuo rivale che ha fatto una grande svolta in questa estate? Hai visto qualcuno già? Beh, Horn sicuramente ha fatto molto bene questa settimana, ha vinto tanto, e poi c'era Ponsi Luoma, come sempre sugli sci fa molta paura, e comunque i tedeschi li ho visti tutti abbastanza bene. Anche Oberhof ha avuto occasione di girare con Strelov, con Zobel, con Fratscher, e devo dire che stanno andando molto bene, hanno una bella squadra.